Allora ragazzi, sono Callario, sono qui per la terza parte e anche l'ultima di Pokémon Sunshine. Allora, ci eravamo lasciati qui dopo aver battuto un membro del team Dark e ottenuto il secondo starter, quindi io direi di procedere qui. Prendi questo, stupido vecchiaccio. E anche questo. Ma cosa sta succedendo? Qui arriva Ezio. Ehi, ciao Callari. Callari, ma questi sono quelli che abbiamo battuto prima. E voi due state, cosa state facendo a quel povera persona? È una faccenda che non deve interessarti. Sì, non deve interessarti. Callari, questi due individui stanno dando fastidio a quella povera persona. E direi che qualcuno gli dà una bella lezione, certo. Vuoi aiutare Ezio? Sì. Grazie del tuo aiuto, Callari. Ora facciamogli vedere come si combatte. Combattere? Perché mai non provate prima a prenderci? E se ne scappano perché hanno paura, fifoni. Ok. Callare, non stanno scappando, forse inseguiamoli e adesso se ne va. Ciao. Ok, devo smuovere. Ragazzo, grazie mille per avermi salvato da quei brutti ceffi. Io me ne torno sulla mia barca. Se ti serve qualcosa non esitare a venirmi a trovare. Ok, ciao Giulio. Muovermi. Sì. Ok, percorso 3. Scendiamo di qua. Ok, vediamo di salire di qua, non c'è niente. Scendiamo. Ecco qua, primo allenatore. Parla l'inglese, boh, stranissimo. E ho il lottatore. E manda in campo Spiro. Tentenna pure, perfetto. Brutto colpo. Tutta la meglio sta andando. Tentenna e questo Spiro l'abbiamo mandato KO facilmente. Un altro brutto colpo, bravo Gisplut. Ho Criello 10 per ricordare che al 16 si evolve e impara pure frustata, perfetto. IJ, vuoi cambiare Pokémon? No. Azione. Non ci fa tanto e quindi con un morso lo mandiamo a KO. Ok, 15. Madonna mia, quanti selvatici. Che è sto schifo? Mamma mia, quanto è brutto. Mosler, sembra un Bidoof fuso a un Kricketun. Mamma mia, schifo. Incredibile. Buttalo giù subito. Efficace. Scendiamo di qua. E non è possibile. Ha un Dratini. Bellissimo. Vediamo di catturarlo. Facciamo così. Trentenna. Fulmisguardo. Ho paura di buttarlo giù. Un'onda maledizione ci paralizza. Andiamo nella borsa. Pokéball. Due, tre. Preso, fantastico, Dratini. Ottimo. Aggiunta al Pokédex, sì, non interessa. Nickname, no. Oh, andiamo qua. Ecco, li abbiamo trovati. Ezio. Ehi, Callari, sono riuscito a raggiungere questi fannulloni, eh? Ehi, chi sarebbe il fannullone? Ora lo facciamo vedere noi. Ma da notare che uno dei due reclute da donna è diventato maschio. Boh, cosa strana. Su, forza, fatevi sotto. Vai, Spiro, forza, Spiro. Ah, non avete speranze. Andiamo, sì, contro uno Spiro. C'è. Contaci. A livello 2. Fantastico, è fortissimo questo Spiro, non so. Secondo me perdo. C'è pure a fare ruggito, mamma mia.
Attenzione, ha resistito. Un altro ruggito. E lo mandiamo KO. Facile, facile. Scappano. Ottimo lavoro, Callari. Forza, non lasciamoli scappare. Ok. Corriamo sopra. Con l'erba alta. Ti vedono niente selvatici. Vai. Saliamo. Eccoci arrivati. Coezio. Vale ad essere sconfitti. Potremmo anche essere deboli, ma la superiorità numerica ci favorisce, non hai speranze. Da notare anche un altro errore, che da recluta A diventa recluta 1. Sembra farsi durante la sfida per Ezio. Vuoi dare una mano? Certo che ci do una mano. Ezio, ti aiuto io. Arrivi sempre nel momento giusto, eh? Sono forte. Forse diamoci una lezione a queste due mezze calzette. Distruggiamoli. Non hai speranze. Ok, Justin vuole sfidarci e manda un Ekans a livello 4. Fortissimo. Basta l'attacco, copre potenza, lotta, è frustrata. Vediamo quando gli riusciamo a fare. È più veloce ovviamente. Niente. Niente di... no, perché... Meno male che fallisce. Frustata, non è molto efficace, ovviamente. So. Lui si avvolgi botta, brutto colpo. Andiamo di morso e... no, resiste. Ci facciamo male per avvolgi botta. Lui fallisce. E non lo mandiamo a KO. Ok. Perfetto. Livello 11, tra 5 livelli si evolverà. Perfetto. Azione. Due punti salute. Di cambiare. Di mandare in campo Pikachu. Si toglierà. Adesso stavo per dire che non ci avrebbe tolto quasi niente. Però noi lo paralizziamo con statico. Lo finiamo con Tone Shock. Abbiamo battuto pure questa recluta. 49 punti esperienza. No, non è possibile. 224 poche dollari per noi. Ok. Stavolta avete vinto voi, ma la prossima volta vi batteremo. Certo. Ritirata. Bravo Callari. Diventi sempre più forte. Continua così e chissà, forse un giorno riuscirà a diventare campione della Lega. Sì. Ah, ora devo proprio andarmene. Stammi bene. Ok. Noi adesso torniamo alla palestra. Ok, rieccoci in città. Noi adesso io vado a curarmi e a livellare i Pokémon, visto che per la palestra, essendo di tipo roccia, anche di un Pokémon, l'ultimo che è Psicoroccia, che è davvero fortissimo e ai miei livelli mi batterebbe. Quindi io vi lascio qui e ci rivediamo con i Pokémon livellati. Ok ragazzi, io ho livellato i Pokémon fino a far evolvere Gisprut e sono pronto per sfidare la capo palestra. Speriamo di riuscire a batterla. Ok, sì. Dai, lo dobbiamo fare. Per forza. Manda in campo Geodude. Ed eccolo qua, Gigas, quanto è bello. Con frustata credo di doverlo buttare giù. E infatti, l'abbiamo buttato giù. Pure l'esperienza. Voglio cambiare Pokémon. Ok, Stonicked. Andiamo di frustata. Adesso gli facciamo un bel po'. Ok, tu continua a usare il rafforzatore quanto vuoi, ti prego, continua, non appena lo dico. Tu attacca quando vuoi. Non usare il rafforzatore.
Non mi ascolta. Boh. Gustata. Lui c'ha confusione. E finalmente abbiamo battuto la capopalestra. Oh, che benessere. Sei davvero merito questa medaglia, tua passione e il tuo rapporto con i Pokémon è davvero magnifico. Continua così e chissà, forse un giorno diventerai un grande allenatore. 1620 poche dollari, tantissimi. Stavolta questo con te, Callari riceve TM39 da Brock. Boh. Mi ammetti che puoi insegnare ad un Pokémon, ma ricordo, puoi usarlo solamente una volta. Questo invece che tiene roccio tomba, no, non mi interessa. Il rapporto con i miei Pokémon è strabiliante, addirittura. Ok, adesso saliamo sulla barca. E finirà il gioco. Ok, scendiamo. Perfetto. Ehi ragazzo, aspetta! Piacere di conoscere, ho detto Snowmar, non ha detto che è di Giulio. E tu come ti chiami? O ti chiami Callari, bel nome, aspetta, ma tu sei il ragazzo che mi ha salvato da quei brutti maleducati. Tu ti chiamavi Giulio, non sei lo stesso signore. Vieni con me, vorrei ripagarti il favore. Un uomo con problemi mentali, all'Alzheimer, non si ricorda manco come si chiama. Capitano, capitano, venga fuori, devo far riconoscere una persona importante. Sto arrivando. Oh, ciao Omar, allora ciao, volevi parlarmi? Buongiorno capitano, lui è Callari, poco fa mi ha salvato da due brutti ceffi. Quindi tu sei Callari, grazie di avermi salvato il mio amico Omar. Come segno della mia gratitudine devo offrirti un viaggio gratuito sulla mia barca. Su, andiamo. Certo. Su Callari, vieni qua. Noi siamo pronti per salpare, tu sei pronto? Certo. Sei sicuro di voler salpare? Una volta fatta partita la nave non sarà più possibile tornare indietro. Allora, leviamo le ancore, certo. Levate le ancore. Fiu, ce l'ho fatta per un pelo. Ciao Ezio. Capitano, Callari. Callari, cosa ci fai tu qui? Punto, punto. Oh, sei anche tu invitato dal capitano sulla sua barca. Buongiorno capitano, va ringraziato per questa grande opportunità che sta offrendo a me e a Callari. Oh Ezio, non preoccuparti, per me è un piacere averti sulla mia nave. E se non è di troppo disturbo, vorrei che mi seguiste nella mia cabina, vorrei regalarvi una cosa. Ma cerca capitano, ci faccio strada, su, seguitemi. E lì... Cosa sta succedendo? Ah, ci teletrasportiamo in un'altra stanza, alquanto creepy. Ok, passiamo di qua. Che diavolo succede? Tu non meritesti di stare in questo mondo. Chi sei? Cosa vuoi da me? Non devi interessarti chi sei io. Presto scoprirai cosa significa vivere nell'oscurità. Addio. Non toccare questo ragazzo. E appare il nostro nonno. Grande nonno. Nonno, cosa ci fai tu qui? Dove siamo? Cosa sta succedendo? Callari, vai via. Ma nonno. Scappa. Ne scappiamo? No, non tu non andare da nessuna parte. Andiamoci tu, vecchio. Povero nonno. Ah. Brutto mostro, vai via, Pika, ci pensati tu. Pika! Pump, pump. Non contar vittoria, ci vediamo presto. Pikachu beso quando sei bello. Pikachu ritorna. Nonno, Callari. Questo è il momento di parlare, presto ti sarà più chiaro. Adesso Callari torna nel mondo normale. Ok, torniamo nel mondo normale. Complimenti! Hai appena completato l'alfa 1.0 del gioco Pokémon Sunshine. Spero ti sia piaciuto e che ci lascerà un commento dal sito web, certo. Dove hai scaricato questa ROM? Ci auguriamo che mangerete tanti biscotti per festeggiare, certo. Cricco e Fabrizio, che sarebbe Stark di Weedle. E quindi Pokémon Sunshine è finito. Se volete lasciare nei commenti il prossimo gioco che vorreste vedere come gameplay, ne sarei molto onorato. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per nuovi video interessanti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!